Salve a tutti e benvenuti o bentornati a Whisky for Breakfast. Oggi siamo qui per la prima puntata in distilleria e per realizzarla abbiamo deciso di andare in un posto molto molto speciale. Tra poco vedrete dove stiamo andando. Siamo venuti in Giappone per visitare una delle distillerie più affascinanti del paese, Akshu Distillery, uno dei fiori all'occhiello di Suntory. È stata inaugurata nel 1973 per celebrare 50 anni dall'apertura della prima distilleria, Yamazaki. È chiamata anche The Forest Distillery, poiché si trova in mezzo alla natura nella prefettura di Yamanashi. In questo splendido complesso, oltre alla distilleria e alla warehouse, sorge il museo del whisky più grande del Giappone. La ricerca della materia prima è per Akshu Distillery uno degli elementi fondamentali, sia per quanto riguarda l'orzo, sia per quanto riguarda la torba, proveniente direttamente dalla Scozia. Ma l'ingrediente imprescindibile è la purissima acqua Suntory. I washback, ovvero i tini di fermentazione, sono ancora in legno, come vuole la tradizione. È molto interessante vedere l'evoluzione del fermentato nel tempo. Differenze che si notano sia visivamente nella vivacità delle bolle, sia nell'odore. Fino a questo stadio il processo di produzione è veramente molto simile a quello della birra, eccezione fatta per l'assenza del luppolo. Spostandosi nel cuore della distilleria, dove sono costruiti gli alambicchi, si nota immediatamente il cambio di temperatura. Anche dall'esterno si percepisce il calore che crea il processo di distillazione. Akshu Distillery conta 16 alambicchi, di cui gli ultimi 4 attivi dal 2015. 8 wash still utilizzati per la prima distillazione e 8 spirit still utilizzati invece per la seconda. Anche un occhio inesperto può notare che gli alambicchi sono diversi tra di loro, non hanno infatti stessa forma e dimensione, in modo che ognuno possa produrre un distillato diverso. Sarà poi compito del master blender miscelarli per creare l'inconfondibile sapore di Akshu. La warehouse si trova più in alto rispetto alla distilleria e per spostarsi all'interno dell'enorme complesso vengono utilizzati mezzi elettrici, coerentemente con il rispetto della natura che contraddistingue questa realtà. La maggior parte delle botte utilizzate sono ex barbon, vengono portate in Giappone smontate e riassemblate poi nei pressi di Kyoto, vicino a un'altra distilleria di Suntory, Yamazaki. La quantità di botti stoccate nel magazzino è impressionante. Ognuna di esse viene utilizzata fino al terzo riempimento e per tenere traccia dei passaggi precedenti vengono di volta in volta contrassegnate con colori differenti. Tante volte sottovalutiamo l'impatto che l'Angel Share ha sulla resa finale
e percepire visivamente la quantità evaporata aiuta a comprendere il valore del whisky che rimane. Il rispetto della natura ad Akshu incontra la tradizione giapponese. A fine vita di ogni botte, il legno rinasce in distilleria sotto nuove forme, come arredo o pavimentazione. Per capire la filosofia di Suntory è importante comparare i vari whisky di diverse distillerie. Non a caso uno dei blended più famosi, Ibiki, raccoglie prodotti delle tre distillerie Akshu, Yamazaki, Chita. L'acqua utilizzata per il whisky è talmente pura che viene anche imbottigliata. Emozionante provare un tipico whisky highball con il ghiaccio ottenuto dalla medesima acqua del distillato. Una visita che ogni amante del whisky dovrebbe fare almeno una volta nella vita per comprendere appieno la filosofia del whisky giapponese e vedere una delle distillerie più belle del mondo.